Io avrei due curiosità, una sul futuro, come mai il titolo L'ombra del giorno, e poi la location, questo magari lo chiedo anche al produttore, perché effettivamente parlare della guerra in un Ascoli, comunque è vero che è una città, però le Marche erano comunque una regione un po' più defilata durante la guerra, quindi raccontare come arrivava anche notizie, le informazioni della guerra, la politica in provincia è interessante, più bello, magari cioè, ha dato anche valore aggiunto rispetto magari ad ambientarla in una città come Roma, per Vorrei dire una cosa prima che Piccioni si scatenti. Lo storico che è me, però, vuole ricordare anche ai ragazzi in sala che la battaglia di Ancona è stata una battaglia decisiva della seconda guerra mondiale. Tra l'altro, è stata l'ultima battaglia, anche una battaglia che stranamente in Cina non ha mai raccontato, da dove l'esercito italiano è tornato a combattere dal lato degli alleati, si è un po' redento dalle macchie. Quindi è vero, defilato in quel periodo, ma dopo non sono state defilate per niente, anzi, hanno avuto proprio un posto in prima fila sulla seconda guerra mondiale. Ascoli è una città che si è data alla resistenza, ha dato il suo contributo di partigiano, è stata occupata dai tedeschi. Purtroppo non ha avuto un seguito, insomma, di rappresentazione anche se tutta la provincia è stata sempre legata a quel tipo di esperienza. E, sì, sicuramente è vero, però ci sono anche delle cose che fanno parte anche no, di quelle scelte, per esempio l'idea di girare in quella piazza, in quel caffè, e di avere, per esempio, questo, ho avuto questa specie di intuizione che non aveva senso cercare di riproporre quello che accadeva realisticamente in quella occasione della dichiarazione di guerra, no? Cioè, di avere le adunate di folle, di trovare, di dire a Riccardo troviamo i costumi per 3.000 persone. E allora fare di quel vuoto quasi una qualità del film, scegliere di raccontare questa voce che arriva dall'alto come fosse quella del Padre Eterno, no? Per Vittoria, che in realtà anche per lo stesso Mussolini fu una decisione complicatissima perché avrebbe volentieri evitato, rinviato la guerra di un paio d'anni perché sapeva di essere totalmente impreparato ad affrontare lo sforzo bellico che veniva richiesto, però allo stesso tempo temeva di perdere il treno dell'avanzata del personale, insomma, dell'esercito tedesco in tutta Europa, che sembrava destinato a vincere, quindi nel timore di non poter partecipare al bottino. È entrato in guerra con quella decisione, questa voce stentorea che sembrava non abbiamo dubbi, vinceremo, no? Però quella soluzione è una soluzione che è stata possibile girare in quella situazione, in una realtà dove il fascismo, diciamo, in provincia non aveva le stesse operatività, gli stessi scontri fino almeno al 43, che ci potevano essere in una grande città o nello stesso conflitto molto manifesto, eccetera, sebbene fosse l'opposizione non esisteva in tutto il paese, poi di fatto. Però quella cosa, quell'idea di ci conosciamo tutti, come dice Osvaldo, no? Tutto sommato ci conosciamo tutti. Però quell'idea della provincia che comunque non riesce a conservare una specie di neutralità da quello che potrebbe accadere in futuro, quindi la guerra, quello che ha comportato anche nelle province, no? L'inasprirsi delle lotte intestine nel paese. E allora quello ha aiutato molto anche le scelte stilistiche, ha aiutato moltissimo. Usare questo ristorante, questo caffè del 1900 che aiutava moltissimo anche la resa dei costumi, quella è stata una scelta felice che ha dato anche moltissimo al film dal punto di vista della produzione. E quindi credo che sia questa la cosa principale. Sicuramente restituire la provincia ti dà l'idea di una maggiore attenzione a quella che poteva essere la vita di tutti i giorni, no? Che è quella di questo ristorante, come se
Le minacce esistono, però non così gravi. Tutto sommato il fascismo conviveva, lasciava anche un po' vivere in certe aree più periferiche rispetto a Roma, rispetto ad altre situazioni. Il primo del giorno lo ce n'è? Del giorno, perché questo titolo che dai su? Abbiamo cercato un altro titolo, ma non abbiamo trovato questa verità. Bravo il giorno, perché quello sembrava essere, la fine degli anni 30, sembrava essere il consolidamento del fascismo che aveva ottenuto un grande consenso, un giorno luminoso, no? E invece mostra proprio in quegli anni le sue prime ombre, le sue prime crepe. E poi volevo dire una cosa di Benedetta, che quando l'ho vista arrivare sul set ho pensato, no, Dio mio, quanto è giovane, accanto a questa specie di un maccione che era Riccardo, no, da altri tempi, però. E allora abbiamo cominciato a parlare un po', e mi ricordo che quando io la trovavo, io facevo, sì, però Benedetta qui prova, sì, ho capito, ma no, perché adesso lo facevo così, però poi guarda, allora, non mi dire che hai capito, perché sai, gli attori ti dicono che hai capito, e tu dici, no, hai capito, che poi hai capito. Allora, e poi in effetti c'erano, ogni tanto tentava di sabotarmi, perché mi diceva, Giuseppe, ti prego, taglia la sabotatura, ti prego, no, dai, non lo posso dire. Poi invece, per esempio, c'era quel dialogo che lei fa a letto, quando dice, lo prende un po' in giro, eccolo qua, l'uomo tutto d'un pezzo, no? Dice, perché non dici che ti sono necessarie come l'aria, no? Sa che è molto scritto, no? Quindi io cerco sempre di fare qualcosa di scritto, che non sia semplicemente il linguaggio quotidiano, no? Piace che sia un piccolo scarto in cui la verità va trovata, in questo piccolo scarto di artificio che c'è in dialogo, no? E quindi l'attore si deve misurare, e poi ha fatto queste scene che erano le più difficili, come quando anche c'è il dialogo con Riccardo, loro hanno fatto una scena bellissima, quando lei dice, non mi chiamo Anna, non è il mio nome, no? C'è un momento molto toccante tra loro due. E insomma, io lì ero proprio felice, contento di questi suoi sussulti molto belli. Per questo sono molto contento di Riccardo e di Benedetta. Riccardo merita il premio, e lo possiamo dare. E Benedetta merita. Un secondo.